Ci siamo. Siamo live. Buongiorno Carlo. Buongiorno Marco. Allora, vediamo la nostra. Intanto diamo il buongiorno a tutti coloro che si stanno collegando, che inizieranno a collegarsi, e soprattutto anche quelli che vedranno questa diretta alla fine di questa diretta, quindi posticipata nei prossimi giorni. Siamo in compagnia di Carlo Marzo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Carlo Marzo, che dal curriculum decisamente interessante, che non sto qui a spendere parole perché altrimenti finisce la diretta, per nominare tutte le persone con le quali hai collaborato, Carlo, ma che soprattutto ci ha onorato intanto da tanti anni della sua amicizia personale, e quindi è una persona davvero squisita, ma poi anche del suo tempo e della sua didattica, perché sappiate che Carlo cura una rubrica didattica sulla rivista su Planet Drum, www.planet-drum.com, dove lui spiega le varie tecniche percussive. In questo ultimamente ha trattato il manoteo, se non sbaglio, Carlo. Sì. Quindi hai avuto anche tante richieste di spiegazioni successive. Sì, a... perché comunque la rubrica parte principalmente è pensata per lanciare degli spunti di studio, almeno dal mio punto di vista. Assolutamente. Poi, qualcuno ovviamente ha delle informazioni, siccome io non penso di essere un detentore di nessuna verità assoluta, è chiaro che porto la mia esperienza e quello che è stato il mio background di studi, che può essere simile, molto simile, ma anche molto diverso da altri. Per cui personalmente ho ricevuto tantissime richieste di spiegazione di alcuni punti, di alcuni passaggi. Quindi, visto che in questo periodo dobbiamo tutti stare in casa, abbiamo più tempo probabilmente anche per studiare, è bello poter condividere questo. Assolutamente. Intanto saluto Ercole, che è stato nostro ospite ieri. Ciao Ercole, la tua diretta è stata fantastica e sta avendo ancora un grosso successo, e un saluto anche al buon Mauro Gatto, che sarà prossimo anche lui ospite di queste dirette. Quindi, caro Mauro, aspettati una chiamata a brevissimo, ci organizziamo con il giorno. Salutiamo Aurora, una nostra fan che ci segue. Abbiamo notato spesso i suoi like, le sue interazioni. Sì, mi riallaccio a questo discorso che stai facendo. Siamo costretti a rimanere a casa in questo periodo. Ci stiamo chi più chi meno organizzando con quello che può, anche noi con queste dirette che stanno avendo veramente un buon successo. Io sono rimasto sorpreso e soprattutto mi diverto a interagire con voi, perché ogni volta il nostro divano, che cito in ogni diretta perché è un po' il divano storico dei batteristi d'Italia, che sono quasi 20 anni che questo divano accompagna i vari personaggi, siamo riusciti, grazie alla tecnologia di oggi, impensabile 20 anni fa, a portarlo nelle case anche a distanza. E questa cosa è meravigliosa, ma c'è anche chi, come te, ha la fortuna di avere uno spazio dove poter suonare, dove poter fare lezioni, perché ne parlavamo ieri con Carlo, non è sempre così scontato. Quindi chi ha la fortuna di avere un luogo, tu hai un box ti permette di continuare a lavorare nonostante la quarantena. Sì, e devo dire, è una grandissima fortuna. Ovviamente io ho un box anche per esigenze professionali, però ieri ne parlavamo insieme, ma è una riflessione che avevo già fatto tra me e me. Se io non avessi quest'oasi in cui poter venire e suonare liberamente, sempre,
Per me sarebbe veramente difficile superare questo periodo perché un musicista lontano dai suoi strumenti è dura, è durissima. Invece. Un po' come quel Carnavacciuolo lontano dai fornelli. Sì, diciamo che con le opportune differenze, perché probabilmente Carnavacciuolo può stare anche anni lontano dai fornelli, noi musicisti in genere molto, molto meno come tutti. Tra l'altro. Ti racconto un brevissimo aneddoto in attesa che magari qualche altro amico venga a vedere la nostra diretta. Ciao Matteo. Ciao Matteo, buongiorno. Matteo Salvatori, grandissimo timbalero. Dicevo, il famoso divano di Panic Drum. Beh, devi sapere che comunque io sono, alcuni lo sanno già, io sono della provincia di Lecce, di un piccolo paesino della provincia di Lecce. E quando mi sono avvicinato a questo mondo, piano piano poi crescendo, leggendo, incominciando a interagire con l'avvento anche della tecnologia, il divano di Planet Drum è stato sempre qualcosa che ho visto perché ci passavano i miei eroi. I miei eroi passavano da Planet Drum ed erano lì, venivano intervistati, erano seduti su questo divano. Non ti nascondo che il giorno che è toccato a me star lì, e tra l'altro siete venuti voi gentilissimi a cercarmi. Io neanche mi aspettavo una cosa così bella. Io ancora me lo ricordo. Cioè, è bellissimo poter stare su quel divano con voi. Cioè, io stavo con Planet Drum. Ed È qualcosa che porta sempre nel cuore come uno dei ricordi più belli, perché ovviamente è anche quello un punto d'arrivo di la vita magari di un musicista, cioè stare sul vostro divano non è cosa da tutti e non è cosa di tutti i giorni. addirittura no, io ti ringrazio per questo attestato di stima che è sicuramente tra i più belli ricevuti, ma ti assicuro che anche per noi è sempre stato un onore e comunque ogni volta una forma di soddisfazione, un senso di essere anche noi arrivati quando voi vi sedevate sul nostro divano, perché non ti nascondo che non è semplice comunque stare sempre in questo ambiente, essere sempre sulla cresta dell'onda, e tu lo sai benissimo, insomma, non è Difficilissimo, una cosa che assolutamente. vogliamo una porta aperta da questo punto di vista. In effetti, lo dicevamo sempre anche ieri. E noi abbiamo, ecco, Mauro, salutiamo, io me ne ricordo uno folle con Marco Iannetta, Giulia Zerino, Raffaele Sedini, verissimo Mauro, un'altra intervista di queste di gruppo che ogni tanto facevamo, anche con Scuderie, Capitani, Carlo pure, se è stato dove si facevano le ammucchiate più che le interviste sul divano ed erano cose davvero esilaranti. Gabriele, un saluto anche a lui. Io, Carlo, ne approfitterei per darti la scena, lasciarti la scena. E ci sono, iniziamo ad essere tanti. Salutiamo anche JJ Osvaldo con le sue fruste. E non so se vuoi introdurre qualcosa, quello che hai pensato di fare oggi per noi. In realtà ho pensato, mantenendo sempre un filo logico con quello che abbiamo cominciato tempo fa con la rubrica, di rispondere a qualche domanda, quindi spiegare live qualcosa di cui ho parlato nelle rubriche. Ovviamente resta il fatto che io sono apertissimo alle domande, quindi comincerò seguendo questo filone che avevamo già intrapreso, ma se avete delle domande, fatele. Ho portato qui con me le congas, ma ho anche qualcosina altro sotto mano come strumentario vicino a me, quindi possiamo eventualmente, se qualcuno ha delle domande, può farle. A proposito delle domande, per chi guarderà la diretta in un secondo tempo, se ha necessità o voglia di fare una domanda, la può fare tra i commenti e risponderò tranquillamente dopo la diretta a tutti quanti. Vedi, e sei Quindi gentilissimo e molto professionale questa cosa, vedi? Quindi noi selezioniamo le persone che ci fanno compagnia. grazie Quindi sì, sollecitiamo le persone, davvero, fate domande anche in diretta, noi avremo modo comunque di trasmetterle a Carlo che nonostante si metta a suonare, ad illustrarci la sua tecnica, è sempre molto attento e quindi risponderà anche in diretta. perché ho,
con me Marco, che sarà un ausilio prezioso, non riuscirò a vedere tempo reale, me lo segnalerà comunque Marco, quindi possiamo interrompere l'esercizio in qualsiasi momento. Assolutamente. A te. Grazie. Allora, amici, sugli ultimi numeri online di Planet Drum avevo parlato del manoteo, che è la tecnica base e del rudimento tipico di questo strumento, delle congas, e mi riallaccio lì per chiarire anche qualcosa, così come mi è stato richiesto. La tecnica del manoteo è la tecnica del palmo dita, vale dire un colpo del palmo e un colpo delle dita. La cosa particolare di questo tipo di tecnica è che il manoteo non è un semplice movimento del polso e delle dita, ma è una vera e propria leva. Vale a dire, è un movimento che coinvolge anche le leve grandi, non è solo questo, cioè un'alzata di polso e poi un colpo di dita, ma è decisamente più complesso, perché lavorano tutte le leve e in velocità il braccio è fondamentale per poter acquisire anche movimenti più veloci. Quello che vi consiglio è di lavorarlo lentissimo, prima di partire con le super velocità. Lavoratelo veramente molto lento, in una sequenza che è relativamente semplice. Quattro suoni: palmo di destra, palmo della mano sinistra, dita della mano destra, dita della mano sinistra. In questo modo: palmo, palmo, dita, dita, palmo, palmo, dita. La difficoltà nel farlo in velocità è quello di mantenere lo stesso identico volume e la stessa qualità timbrica dei suoni. L'errore più comune è quello di andare in velocità e di perdere volume, fare dei movimenti molto piccoli e di conseguenza perdere anche proprio l'attacco dei suoni, che rendono poi questa tecnica particolare. Mi soffermo così tanto su questa tecnica perché nella tecnica della conga moderna è fondamentale. Tutti conosciamo Giovanni D'Algo. Moltissime delle cose che fa Giovanni sono frutto dello sviluppo, ovviamente a livelli stellari per Giovanni, di questo tipo di tecnica, che è alla base dei movimenti sulle congas. Mano destra e mano sinistra. Sulla conga o sulle congas, la parte destra e la parte sinistra in linea di massima vengono suddivise così come sono, cioè questo è il territorio della mano destra, da qui in poi è il territorio della mano sinistra. Ovviamente questi passaggi esistono e vengono fatti, però in linea di massima si divide in queste due parti, per cui dovete avere la mano debole, che nel mio caso è la mano sinistra, allo stesso livello della mano forte, perché sennò su un lato, e quindi su ben metà del vostro strumentario, sarete comunque deficitari di qualcosa. Ecco perché il consiglio è di lavorare a mani separate. Pensate di lavorare con una mano e di fare quartine di sedicesimi. 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and. Sforzatevi di avere dei suoni di palmo, che non è un suono di basso, è un suono di palmo, è un suono di dita, che siano omogenei. Senza avere questo, un palmo troppo presente, neanche questo,
balance dei due suoni. Movimento morbido, palla rilassata, il braccio deve essere rilassato. Le due mani separatamente funzionano, potete provare a unirle insieme e quindi a formare l'esercizio base, il movimento base del manoteo, che è quello palmo palmo dita dita. Anche qui cercate di non dare accenti della serie. Ma... perché in velocità suoneranno poco musicali. A voi serve avere questo effetto, d'accordo, però in linea di massima è meglio se riuscite a tenere tutto in modalità flat. Uno sviluppo in sedicesimi e poi in trentaduesimi. Mi sa che è una bella domanda, adesso la vedremo. Allora, se vuoi te la leggo io, l'hai letta? Capisco la distanza, in effetti. Allora, Osvaldo, ti dico che è stato fatto, se ho capito bene la domanda, c'è stato un tentativo in passato di alcuni mallet, che non erano in realtà dei mallet, erano delle bacchette la cui estremità era fondamentalmente, diciamo, una ciabatta, per capirci. Tendeva a essere piatta e serviva per suonare le congas e dare un effetto simile a quello che è un po' l'impatto della mano, che non è quello della bacchetta di legno e neanche una frusta intesa come un otrozzo, qualcosa di bambù. Io ho avuto modo di provarle, ma personalmente non mi hanno soddisfatto, quindi è stato l'unico tentativo che io conosco per quanto riguarda questi strumenti, è stato quello lì. Abbiamo un'altra domanda. Vorrei chiedere a Carlo come accorda le congas quando suona con tre appunto e che pelli stai usando. Ah, ok. Allora, il mio sistema di accordatura delle congas è un po'... non è particolare, nel senso, fondamentalmente dipende da quello che devo fare. Allora, posso accordarle su degli intervalli della triade maggiore. Come intervalli, io non uso le note sulle congas. Per me le note sono bandite da questi strumenti. Non fosse altro che mi è capitato di suonare in alcuni contesti ed avere per caso, faccio la stessa cosa sui timbales, mi è capitato per caso di accordare l'embra su un la perfetto. Facevamo le prove di un programma televisivo, a un certo punto il maestro ha sospeso durante la prova l'orchestra e ha cazziato il bassista perché aveva messo una nota sbagliata. Il bassista ha detto: maestro, io non me ne sono reso conto, comunque va bene, non c'è problema. Abbiamo rifatto il passaggio, ha ricazziato da capo il bassista.
Poi il bassista ha detto: maestro, ma io faccio questo. Non era. Ha provato a cazziare un po' di gente altra, però per fartela breve ero io il problema. Che quando suonavo sull'embra partiva questo là perfettamente accordato in maniera casuale e nell'armonia in quel momento era esattamente l'unica nota più sbagliata di tutto il palinsesto delle note. E lì ho dovuto riaccordare nuovamente gli strumenti per non mettere note. Quindi non cerco mai una nota. Se invece, come in questo caso, sono accordate un pochino più tradizionali, faccio quello che il buon Hidalgo mi ha insegnato, e cioè tutti conoscete Oye Como Va, e quindi accordo le congas su quell'intervallo. Se avessi la quarta l'avrei accordata ancora più in giù. Quindi il mio sistema per accordarla è molto semplice, Matteo. Hidalgo fa la stessa cosa, quindi lo so per certo, perché sono informazioni che Hidalgo mi ha passato quando siamo stati una settimana in giro per Lecce, praticamente. Per cui questo è il mio, spero di essere stato esaustivo su questa domanda. Guarda, allora intanto ecco, ti salutiamo Gaetano, che anche lui sarà prossimamente, anzi non prossimamente, lui lo abbiamo già in programma, il 14 sarà con noi, quindi salutiamo Gaetano e ci farà compagnia il 14 di questa diretta. Abbiamo ancora qualche domanda, ma io aspetterei un attimo, ti rilascio, altrimenti interrompiamo troppo la lezione, tra virgolette, quindi ti ridò lo spazio. E poi c'è Mauro che ha fatto un'altra domanda che potrebbe interessare a molti percussionisti. Mauro Gatto, scusa, ho detto, vabbè, sì, no, dai commenti si vede. Allora, niente, per concludere questo primo approccio sul manoteo, l'esercizio che potete fare è questo. E in realtà sembra difficile, ma è molto semplice. Suoniamo quartine di sedicesimi in maniera semplice e lineare, dopodiché, mantenendo la stessa sequenza di suoni, trasformiamo le quartine in sestine. Succederà una cosa molto carina, ossia suoneremo una polimetria che è un 4 nel 6, sembra una cosa difficilissima. Sostanzialmente pensiamo alle sestine, ma avendo a disposizione solo 4 colpi, ogni 4 colpi andremo a riproporre lo stesso pattern che stiamo facendo. Suonando però in sestine non cadremo giusti sulla pulsazione, quindi sempre con il palmo della mano destra come succede nelle quartine, ma andremo a creare delle strutture ritmiche sovrapposte, e questo ci permetterà di creare un effetto che è quello che vi faccio sentire. Lo faremo lento. 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1. Queste sono quartine, sestine. Posso darvi un suggerimento, un trucchietto, chiamiamolo così. Quando fate le sestine, cercate di non accentare in battere, cioè 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se no questo effetto, questa piccola illusione ritmica, perderà il suo effetto e diventerà semplicemente una figura in 6 con gli accenti sul primo colpo e guideranno il nostro ascoltatore proprio per mano sui 4 movimenti. Perderemo un po' l'effetto, la parte carina di questo tipo di esercizio. Lo facciamo un pochino più veloce. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Come vedete, a me piace molto questo esercizietto, tant'è che lo faccio spesso e volentieri, proprio perché con semplicità potete ottenere un effetto che è una polimetria, che solitamente sono delle cose un pochino più ostiche, ma che in questo caso, avendo a disposizione solo questi quattro suoni, tra l'altro anche a portata di mano, è molto semplice gestire. Se riuscite a suonare una normale quartina, una sestina, qui è la stessa cosa, suddivisa, su questi quattro colpi, e quei quattro colpi poi ripetuti nei sei, creando una sequenza che formalmente e di quattro sestine, una per ogni pulsazione. One, two, three, four. In realtà, suonando voi con a disposizione solo quattro colpi, dovrete ripetere questo pattern sei volte per completare la stessa battuta, ovviamente in quattro quarti, perché ragioniamo sul tempo principale in assoluto, quindi su quattro quarti. Sembra difficile. Se avete bisogno, magari provate a scrivere la sestina, dopodiché trasformate i suoni della sestina nei suoni del manoteo, quindi ripeteteli ogni quattro, e vedrete che sarà molto 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 semplice fare questo tipo di esercizio e approcciare le polimetrie. Direi che qui una prima parte di studio già molto corposa potrebbe essere questa. Allora, ritorniamo con le domande. Mauro Gatto ci chiede, nel caso in cui si tornasse, Dio volesse, a suonare live, se hai appunto qualche tecnica per proteggere le tue dita. Sì, in realtà più che la lunghezza del live dipende da quanto spesso suono. Cioè, nel caso di un tour che si suona quasi ogni giorno, tendo a proteggere le dita per evitare che i polpastrelli si possano sfaldare molto. Ovviamente non serve a suonare meglio. Uno, io lo faccio perché ho la mia pelle è una pelle che non forma calli, tant'è che io in tanti anni che suono gli strumenti non ho neanche un callo sulle mani, però si sfalda facilmente, quindi diciamo si usura, mettiamola questi termini, per cui se suono molto spesso, per molto tempo, sempre gli stessi strumenti, quindi se dovessi suonare le congas ogni sera, ho bisogno di proteggere le dita, e quindi uso una cosa molto semplice, che è un cerotto da pallavolista. Perché quello da pallavolista? Perché tutti gli altri col sudore si staccano. Questo cerotto da pallavolista è pensato apposta per i pallavolisti che si fasciano tutte le dita e ha una colla potentissima, infatti lascia dei residui, ma che poi vanno via lavando le mani, e non si staccano durante le performance. Invece negli anni ho provato di tutto e di più, comprando in farmacia tutto lo scibile dei cerotti. Puntualmente mentre suonavo partivano i ditali che avevo fatto e dovevo rimettere sempre lì. Invece con questo sistema ho risolto il mio problema. Senti, Mauro lui giustamente insiste perché nella domanda precedente erano in realtà due domande in una, e chiedeva giustamente: ma le pelli, che pelli usi? Ah, Matteo, sì, perdonami, effettivamente me l'ho scusa, scordato. Matteo, ho detto Mauro. Allora, io penso di essere stato uno dei primi in Italia a montare le Nu Skin. E praticamente continuo a suonare con le Remo Nu Skin da sempre. Preferisco, allora, io amo la pelle naturale, però sono anche uno molto pratico. Spesso e volentieri in giro durante i live diventa sempre più difficile, soprattutto sui palchi piuttosto grossi, importanti, o anche in televisione, star lì ad accordare continuamente le congas. Per cui non appena Remo sviluppò le prime pelli decenti per questi strumenti, io le ho prese e le ho provate subito. Ho sperimentato un po' fino a trovare le giuste pelli e devo dire che per il momento sono molto soddisfatto di queste. E poi ho montato queste e sono rimaste sempre queste.
in studio è diverso. Se devo andare a registrare un disco, smonto questa e rimonto le pelli naturali, perché secondo me il calore della pelle naturale è imprescindibile. Live, per ragioni di praticità, preferisco avere delle pelli che una volta arrivato sul palco, fatti i miei suoni, accordate prima ovviamente, nel momento in cui tornerò dopo 3-4 ore sul palco a suonare, troverò quei suoni, non avrò sorprese. Se viene fuori un armonico, ma non mi è quasi mai capitato, veramente con un mezzo giro di chiave neanche si riesce a sistemare, poi non ci sono più problemi. Quindi queste sono pelli sintetiche nello specifico e sono quelle che io utilizzo nell'80% dei casi. In studio però vado con le pelli naturali perché hanno un suono decisamente più caldo e più bello. Allora, perdona. Ecco, scusami. Mi riprendo un pochino anche io di scena perché ci sono molti, molti commenti e che sono molti, ecco, molti saluti. E quando le persone educate entrano nella mia casa e salutano, usano la cortesia di venirci a visitare e a salutare. Giustamente ringrazio e saluto e do il buongiorno anch'io a tutti, a Livio, che ci fa anche, vedi, grazie per tutte le informazioni, ma grazie a voi per seguirci. Gianfranco, caro Gianfranco, che spero voglia farci compagnia anche lui presto. Filippo, abbiamo anche, eccolo qua. Gaspare, che ti fa una domanda. Parzialmente Carlo l'ha anche introdotta un po' la questione dell'accordatura in precedenza, quindi se vogliamo, se vuoi, non vogliamo, vuoi, sei tu il maestro, quindi... No, ma assolutamente, tutte le domande sono sempre benvenute. Rispondo a Gaspare, ma è quello che ho detto anche prima a Matteo. Allora, io accordo normalmente le congas seguendo il consiglio di Hidalgo, ossia sulla melodia di Oye Come Va. Ovviamente io non prendo mai in considerazione le note, cioè un do, un re, un mi, un fa. Per me le note, dal mio punto di vista, non ci devono stare su questi strumenti. Gli intervalli sì, ma sono una cosa diversa. Gli intervalli sono la distanza fra due suoni. Quindi, ovviamente, per creare una melodia simile a quella di Oye Como Va, è chiaro che bisogna avere degli intervalli, ma possibilmente non note definite. In alcuni contesti, tipo musica, non so, chiamiamola dance, ecco, anche se ormai sono ricordi, lì a volte metto una triade maggiore, quindi non creo una terza minore tra l'intervallo del tamburo principale, che nel mio caso sono due congas e una tumba, quello che sarebbe l'eventuale quinto, ma metto una terza maggiore. E allora un'altra domanda che l'ho tenuta un pochino, ho voluto riaffacciarmi alla accordatura perché tu l'avevi già introdotta, ma c'è Giacomo che fa una domanda interessante che ti può portare a risuonare. Ah, ok. No, in realtà il Matteo basico è praticamente quello che vi ho fatto vedere, cioè a colpi alternati. Ne esistono altre due versioni di questo Matteo. Una mantiene sempre l'alternanza, ma cambia la sequenza. Vale a dire, non è più palmo, palmo, dita, dita, palmo, palmo, dita, dita, ma diventa palmo, dita, dita, palmo, palmo, dita, dita, palmo. Ossia, i due palmi sono vicini, rispettivamente sul primo e sul quarto colpo. Cambia leggermente, vi faccio sentire le due differenze. Il primo, palmo, palmo, dita, dita. Il secondo, palmo, dita, dita, palmo. Io uso questo secondo tipo per, in alcune occasioni, capita di suonare musica brasiliana o samba, e il fatto di avere due palmi vicini mi dà la possibilità di creare un ritmo
che suoni molto simile a un samba. Cosa che non potrei fare con l'altro perché la sequenza è completamente diversa. L'ultimo modo è quello dei colpi doppi, ossia è palmo, dita, tutto con la stessa mano. In una combinazione tipo Rulla 5 è l'applicazione moderna dello sviluppo del monoteo, però questi tre modi non sono staccati uno dall'altro, ma sono tutti uno funzionale allo sviluppo dell'altro. Questo dei colpi doppi è probabilmente anche la cosa più figa, si può dire, sì, che è stata sviluppata tecnicamente sulle congas negli ultimi anni, insieme all'uso dei doppi colpi, è però anche molto difficile, perché il problema è che all'aumentare della velocità si tende a chiudere sempre di più la distanza di questi due colpi, sino ad arrivare a un punto in cui non avremo più suono. Invece, se volete sviluppare questo tipo di manoteo, vi consiglio un esercizio per lavorare a mani separate, nel senso che una mano delle due soltanto farà il manoteo, che è quello di creare una sequenza di tre suoni. Il primo può essere un open, e poi un palmo, girando la frittata dall'altra parte, quindi questo vi dà la possibilità ovviamente di sviluppare una mano per volta. Ovviamente il mio accelerando è stato velocissimo, cioè troppo repentino, però era per non investire troppo tempo della nostra diretta in un accelerando più graduale. Voi lo dovrete fare decisamente più graduale. Potete anche lavorare diversificando l'ordine dei suoni. Esempio, la mano destra potrebbe fare open, palmo, dita, open, palmo. La mano sinistra potrebbe fare il contrario, cioè palmo, dita, open, palmo, dita, open, palmo, dita. Quindi l'open sarebbe il terzo colpo della sequenza della mano sinistra. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
tamburi sulla destra e sulla sinistra, quindi non lavorare solo con un tamburo. La sequenza spero sia chiara. La mano destra farà open, palmo, dita, open. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
ovviamente lo adatterete in terzine, quartine, in tempo composto, come vi pare, a seconda di come volete contare o pensare questa struttura. Comunque sono tre suoni. Quando lo rigirate sulla mano sinistra, il battere è sul palmo, quindi sarà palmo, dita. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
E guarda, è un commento, lo mettiamo, te lo faccio vedere anche se è personale nei tuoi confronti, e ti ringrazia comunque e ti dice: avrei dovuto venire a lezione da te tempo fa, ma per problemi non sono. Questa è una cosa tra di voi, poi vi scrivete. Sì, grazie Giacomo. Comunque mi ricordo, altro che, l'ultima idea che mi ha detto, io sono fighissimo, sono felice di essere utile da questo punto di vista. Ne approfitto per continuare con i saluti. Filippo ci saluta. Gaspare ti saluta e ti fa una domanda, ma no, l'avevamo già vista questa, come accordi. Sì, Gaspare l'avevamo già visto. Perfetto. Giacomo, un tuo omonimo, non so se è un tuo parente, questo, ma non credo. No, è un mio allievo. Ciao Riccardo. Mario, salutiamo anche Mario. Grande. Giacomo è un grandissimo affissionato in questo caso. Carlo, io ogni volta che ti vedo suonare e spiegare queste tecniche, è un po' come vedere Maradona giocare a pallone, che quando uno lo vede dalla televisione dice: che ci vuole? È così semplice, perché le cose che spieghi apparentemente sembrano semplici, poi ti metti lì a suonarle al secondo, se non al primo colpo, già dici: oddio, c'è qualcosa che non va. Quindi davvero anch'io ti ringrazio, perché sto seguendo, nonostante questa funzione di quasi di regista, vado e vengo, ma in realtà lo faccio per dare più spazio a te, ma ti seguo e sto apprezzando quello che stai facendo. C'è Sara. Ma figurati, lo sai benissimo, sono attestati di stima che voglio rendere pubblici, altrimenti ce li diciamo sempre solo per telefono. Si trovano libri o schede dove trovare i vari ritmi, connotazioni dei colpi, anche moderni? Ah, sì, Sara, c'è tantissima roba. Innanzitutto ci sono, per cominciare, i metodi di Giovanni Dalgo, che in realtà sono degli opuscoletti, ma essendo fatti da Giovanni, ogni pagina richiede 6 anni per essere sviluppata. Ma poi ci sono tantissimi, tantissimi libri. Quello sui ritmi, uno che mi viene in mente è Tumbao della Salsa, che è un libro abbastanza fedele e affidabile, che puoi utilizzare. Ci sono i libri di Diego Sibelmanas, se non sbaglio si chiama. Sono tutti sulla tecnica moderna delle congas. Lui è fantastico, è diventato famosissimo sul web perché è stato il primo a mostrarci tutta questa roba con i colpi doppi, e tutti pensavamo avesse un super pad. Dopo tot video ci ha fatto vedere che quello era lo sgabello della cucina. Cioè, per cui quando i suoni ci sono e stanno nelle mani, ovunque, e sono meravigliosi quei video. Cioè, io da quando ho scoperto che era uno sgabello, cioè, se prima mi piacevano, dopo sono completamente impazzito per quell'uomo e per la sua tecnica. Io in realtà non mi considero un conghiero, in tutta onestà, anzi, ho massimo rispetto per chi è veramente un conghiero. Io ho studiato questi strumenti, li ho studiati anche tanto, però poi, come ho fatto sempre, fa parte della mia personalità artistica. Io prendo solo quello che mi serve, nel senso che io non mi sento attratto in maniera esagerata dal mondo latino, dal mondo brasiliano o dal mondo africano. Io sono un percussionista. A me quello che piace è menare le mani, inteso come suonare gli strumenti, qualsiasi essi siano. E ovviamente ogni strumento mi dà delle cose e prendo quello che io ritengo sia giusto per la mia persona. Per cui quello che ripropongo a volte sono delle rivisitazioni che io ho fatto, ho
o che cosa che io ho studiato particolarmente bene o sviluppato in quel modo, perché per me sono state utili in diverse occasioni. Tantissime altre cose non le ho fatte, o se le ho fatte comunque poi non le ho studiate più di tanto perché non rientravano in quello che era il mio percorso formativo, pur avendo studiato con mostri sacri della percussione latina. Guarda, io mi riallaccio al discorso sgabello. Mi hai ricordato un concerto che vidi qualche anno fa dei Genesis, Phil Collins, che vennero qui a Roma. Noi siamo a Roma, al Circo Massimo. E Chester Thompson e Phil Collins fecero un assolo, entrambi sullo sgabello seduti dove erano, anzi, erano in piedi questo sgabello, e hanno iniziato questo assolo e poi si sono. È stato orchestrato, si sono spostati sulle batterie e onestamente anch'io lì per lì ho detto: ma che cavolo stanno suonando? Poi è una cosa quando c'è il manico, come si dice, è assolutamente, Sono assolutamente. delle magie che possono fare solo alcune persone perché per vari motivi. Per cui anche lo stesso sgabello, io sono convinto che lo stesso sgabello che usa questo maestro, in mano mia suonerebbe una schifezza. In No, mano quello tua. non credo, no, mi permetto, non credo, anche perché ricordo un tuo video fatto con uno shakerino, no, non era uno shaker, oh sì, uno shaker con la pelle, Ah, sì. Sì, è strepitoso. uno skin shaker che ha le due pelli. Esatto. Sì, è un video fatto qualche anno fa. Qualche anno fa, esatto, quindi non diciamo in mano tua suonerebbe lo stesso. E comunque ricordo sempre che un mio insegnante, ero giovane, quindi svariati anni fa, mi disse che qualsiasi, e questa è una cosa che sai benissimo anche tu, qualsiasi strumento, o meglio, qualsiasi oggetto, se percosso, ha il suo suono. È proprio questa la capacità del percussionista, quella di saper tirare fuori da qualsiasi oggetto il proprio suono che ha innato. E quindi è lì la differenza. Il Maradona della situazione, lì si vede. Al di là adesso del paragone col grande Maradona, io non sono un fan calcistico, cioè non seguo il calcio, però ovviamente so benissimo chi è. Infatti abbiamo. Sei troppo buono. Ed è esattamente questo l'aspetto che a me affascina delle percussioni. A me piace prendere un oggetto con rispetto, dissacrarlo e poterlo utilizzare in una nuova veste, tirando fuori i suoi suoni, ma probabilmente anche nuovi suoni. Ed è questa la mia filosofia, quella con la quale ho affrontato i miei studi e non lo sapevo in realtà, si è sviluppata. Però sapevo già che alcune cose che mi insegnavano cioè, non mi sarebbero servite nel mio percorso personale. Però sì, è così. Ti saluta Adriana Ciao Adriana! e anche Antonio ci ringrazia, probabilmente ringrazia a te. Noi abbiamo soltanto la fortuna di poterli ospitare, artisti, musicisti, i maestri come Carlo. Quindi il nostro pregio è soltanto quello di essere loro amici, la nostra fortuna più che altro, personale, la reputo una Anche fortuna per personale. fortuna. Tra l'altro, anche mi collego a quello che ha scritto Antonio, grazie per quello che fate per le percussioni. In realtà Antonio è un percussionista. Quello che posso dire io è questo. Una mia battaglia personale, ne ho parlato anche con te in altre occasioni, ancora nel nostro paese, cioè in Italia, il livello medio dei percussionisti è bassissimo. Ora qualcuno mi odierà per questa cosa, però è la verità. Mentre i batteristi hanno creato una bellissima scuola di altissimo livello, i percussionisti restano ancora i bonghettari da isola pedonale. E con bonghettaro intendo la dispregiativo. Sono lì a suonare chi più c'ha due congas, butta dei colpi, ha visto solo dei video, siccome ha visto dei video già è diventato. Quindi avere la possibilità di spiegare per bene le cose su un portale tipo Planet Drum, con le varie iniziative che ci sono nel nostro paese, è uno dei miei, come dire, motivi perché mi spingono ogni mattina ad alzarmi e cercare di migliorare
questo mondo della percussione, perché purtroppo in Italia siamo ancora tanto, tanto, tanto dietro da questo punto di vista. Ci sono tantissimi colleghi super bravissimi, però alla fine riuscire a trovare degli allievi motivati, parlo in generale chiaramente sul caso specifico, che portino avanti un percorso serio, come si può fare con la batteria, perché vediamo, vedo ragazzi suonare benissimo, a un livello clamoroso, e ce n'è tantissimi. Con le percussioni non è così. Saranno sicuramente non più difficili, diverse. Forse la difficoltà è dovuta al numero, sono tante, però non lo so. Questa è la mia sensazione, magari sarà sbagliata, però io ho questa sensazione, che in Italia il livello delle percussioni sia qui, il livello dei batteristi sono riusciti, merito loro, a portarlo qui. Penso che anche noi dovremmo fare qualcosa per... Guarda, visto che hai introdotto il rapporto tra batteristi e percussionisti, c'è Gianfranco che ci fa una domanda un pochino lunga, io però te la sintetizzo, perché altrimenti il rapporto tra batterista e percussionista, lui intende dire quale dovrebbe essere, dato che ultimamente si vedono strumentisti che per ansia da prestazione o per eccessivo protagonismo non rispettano il proprio ruolo. Allora, bellissima domanda, bellissima domanda. Il discorso è molto semplice. Io penso che il rapporto tra batterista e percussionista sia esattamente quello che si instaura tra due persone che dialogano. Se le due persone che dialogano sono aperte l'una nei confronti dell'altra, e quindi ad ascoltare pareri seppur divergenti ma rispettandosi, il rapporto funziona e c'è il rispetto. Nel momento in cui suoniamo, partiamo dal presupposto che, tranne per alcuni tipi di strumenti, tipo i timbales, tipo la mezzaluna, noi percussionisti siamo sempre sottodimensionati rispetto al volume che può generare un batterista. La battaglia, se deve essere battaglia, è persa in partenza. Motivo per cui, personalmente, io ho avuto sempre la fortuna di trovare grandi batteristi super disponibili a lavorare con un percussionista benissimo. Una volta soltanto, ero molto giovane, già suonavo professionalmente, mi è capitato di suonare, sono arrivato in un tour, in un secondo momento, a tour avviato, per una sostituzione. Io non so perché, ma il batterista dell'epoca, che non saprete mai chi è, suonava con, non so, almeno 6 pedali, di cui doppio pedale Charleston, dopodiché aveva un jam block a destra, un jam block e una campana ancora a sinistra. La cosa allucinante è che li usava tutti. Quindi anche nei momenti in cui c'era da fare qualcosa, tipo un effetto, poteva essere qualcosa di molto leggero, non riuscivo io a farlo perché lui l'aveva già fatto con un piede. Il risultato è stato che a metà del primo concerto io sono sceso dal palco. Nella pausa il leader della formazione, che è un famoso artista fantastico, e si era spostato per bere un po' d'acqua e mi ha trovato dietro e mi ha detto: tu qua che ci fai? Gli ho spiegato che comunque io non sarei salito più sul palco a suonare, perché non c'era modo, non c'era spazio. Quindi anche un po' forse stupidamente da parte mia, perché ero giovane e ancora non avevo capito tanti meccanismi. Comunque a me andò benissimo, perché dopo il batterista, mi dispiace, non mi ero reso conto di aver occupato tutto questo spazio. Abbiamo ascoltato la registrazione insieme del live, si è reso conto, da lì in poi abbiamo fatto un live più bello dell'altro. Quindi lui avrebbe potuto continuare sulla sua linea, in fondo il titolare era lui, io ero arrivato per ultimo, ero anche il più giovane della comitiva. Quella volta abbiamo trovato il giusto dialogo e quindi siamo riusciti a fare questo tipo di lavoro. Se lo trovi, ovviamente c'è bisogno che il batterista conosca quello che il percussionista fa, e il percussionista deve conoscere quello che fa il batterista e cercare di non pestarsi i piedi a vicenda. Esempio, se il Charleston del batterista va in ottavi, la scelta di fare noi ottavi con uno shaker o con un altro strumento è molto rischiosa,
perché o abbiamo grandissima sintonia e siamo in grado di avere un timing pazzesco, quindi faremo ottavi perfetti insieme al nostro collega, o flammeranno sempre. Quindi optiamo per fare ad esempio sedicesimi. Se si può fare, raddoppiamo. In questo modo potremo apportare un groove un pochino più denso. Daremo il nostro contributo positivo al brano. Si sentirà nel momento in cui il nostro shaker si ferma, perché riempie tanto. Idem il contrario. Il batterista fa sedicesimi. Facciamo degli ottavi, con delle accentuazioni, con un disegno ritmico. Cerchiamo di non ricalcarlo. Questo, ad esempio, è un buon sistema per iniziare un dialogo con il batterista. Batterista, tu che suoni dei pattern dove hai cassa 1 e 3, rullante 2 e 4, ovviamente macro, inclusione di ritmi in questa... Se puoi ogni tanto evita di stare sui levare, perché è la zona in cui il percussionista orbita. Vuoi con le congas, vuoi con altri. In questo modo ognuno avrà il suo spazio, perché il fine ultimo deve essere A, il rispetto della musica, B, il rispetto dei ruoli, dell'eventuale arrangiamento e dell'apportare qualcosa di più al brano. Perché ricordatevi che adesso c'è questa moda di cercare di far fare tutto ad un'unica persona. E ultimamente sono i percussionisti quelli che stanno avendo un po' la meglio, perché riescono a coprire la parte elementare del batterista più la parte del percussionista. Mi piace molto perché mi stimola questo tipo di organizzazione. Non mi piace perché si perde una parte fondamentale, oltre che un posto di lavoro. Se vogliamo coesistere tutte e due come figure, dobbiamo lavorare in sinergia. Quindi, ricollegandomi al discorso che ti dicevo prima, che i percussionisti hanno un livello bassissimo, e in questa accezione, spesso e volentieri, un percussionista cosa fa? Studia le congas. Le studia 20 ore al giorno. Conosce la tradizione latina tutta perfetta. Poi pensa che qualsiasi cosa suona sia rapportabile alla musica latina. Ma se nel nostro paese facciamo pop, principalmente, e si lavora col pop, hai due opzioni. O non vai a suonare perché non ti piace, o se vai a suonare ti devi adeguare. Non puoi pensare che qualsiasi brano possa diventare merengue o possa diventare salsa o debba essere una rumba, perché non funziona da quel punto di vista. E il batterista non può starti dietro. Quindi c'è bisogno principalmente di dialogo, rispetto e conoscenza dei ruoli. Se c'è questo, è fatto. Ho ascoltato in religioso silenzio perché hai detto cose giustissime, sacrosante, e una che vorrei far risaltare è sempre quella che spesso ci diciamo: suonare in funzione della musica. Quindi cerchiamo di ascoltarci e di ascoltare anche gli altri, perché poi alla fine è quello che conta, che la gente ascolta poi dalla platea, alla fine è quello che riusciamo a trasmettere, quello che loro riescono poi a sentire. Ma è quello il senso, cioè io immagino ogni qualvolta salgo su un palco di poter traghettare le persone verso un viaggio musicale che sia magico. Per fare questo devo anche conoscere quelle che sono gli effetti dei miei suoni all'interno dell'arrangiamento e al pubblico. Un semplice crescendo di piatto fatto nel momento giusto, in cui il brano richiede un determinato pathos, vale più di 600.000 colpi dati su qualsiasi strumento in un'altra occasione. Perché quel piatto suscita emozioni così profonde da riuscire in determinate occasioni a far piangere le persone. Beh, vuol dire che abbiamo toccato i livelli più interni dell'anima di quell'individuo. E secondo me è il compito del musicista, in particolar modo del percussionista.
che non potrebbe farlo senza l'ausilio di tutti gli altri. Guarda, poi Gianfranco sta continuando a scrivere, giustamente, poi eventualmente avrei modo di rispondergli anche tra i commenti, ma una delle cose che dice, vabbè, io te lo faccio vedere, almeno lo leggi anche tu, in un punto i ruoli anche i più piccoli vanno rispettati, anche un triangolo suonato dopo 30 battute è fondamentale, per carità, infatti è un po' quello che stavi dicendo, quello che stavi dicendo tu. Mauro, continuo con la provocazione, Mauro, non è però una battaglia, come hai detto inizialmente giustamente, tra batteristi e percussionisti, ci mancherebbe, è soltanto una questione di... Oh, scusami, te l'ho tolta, stavi leggendo. No, no, no. È una questione di intelligenza musicale, semplicemente, sì, cosa che la maggior parte delle volte si riscontra poi alla fine, no? Però è vero che spesso e volentieri, anche come dice Mauro, a volte vengono preferite le sequenze perché danno meno problemi. Un percussionista è, dobbiamo saperlo, da percussionisti, il percussionista è un optional, e tra l'altro non è neanche un optional indispensabile. Ovviamente se facciamo musica latina è base, però io parlo di quello che succede nel nostro paese, cioè in Italia. Essendo optional, deve essere un valore aggiunto e non deve creare problemi. E per fare questo c'è bisogno di tantissima preparazione e anche apertura mentale e disponibilità. Perché se arrivi su un palco, non conosci il batterista, non conosci la band, e praticamente il 90% della mia carriera è stata fatta così. Nel momento in cui fai le prime prove, capisci il batterista che tipo è, musicalmente parlando, dopodiché ti devi adattare in quella situazione. Ad esempio, io, e facilmente si evince guardando un po' video di concerti e cose, non utilizzo mai gli stessi set. A me non piace avere un set precostituito da utilizzare sempre ogni giorno della mia vita. Io costruisco un set ad hoc per ogni situazione e non ho strumenti fissi. Non è detto che ce le congas ci stanno sempre. Ho fatto un sacco di date in cui non c'era neanche una congas o una sola, perché serviva solo per determinate occasioni. Quindi se c'è anche la preparazione, che è sempre parte fondamentale di tutto, il discorso si risolve facilmente. Poi capitano delle occasioni in cui, per esempio, io con Mauro mi sono trovato a suonare in tantissime occasioni, ma veramente, sai che vuol dire arrivare lì e non sapere che devi suonare? Viene Mauro e fa, oh, dopo andiamo a suonare insieme lì. Ma no, Mauro, ma non ti preoccupare. Certo, cioè, quando capita uno come Mauro, suonare praticamente è facilissimo, perché dà una sicurezza, un drumming, cioè, in quel caso è una pacchia, cioè è impossibile sbagliare in quell'occasione. Però non tutti e non tutti i giorni possiamo essere così fortunati da trovare batteristi di questo calibro. Certo, ma guarda, io volevo fare una battuta, mi era venuta in mente, le sequenze non danno problemi, soprattutto non scendono dal palco come da concerto, quindi questa che là c'è quella. Ah, battuta a parte, c'è Gaetano che fa anche lui una domanda interessante: quanto diventa importante lo studio del controllo dello strumento quando già si è impegnati mentalmente a rispettare i ruoli? Molta conoscenza, se ben dosata, può aiutare anche a suonare poco. Poca conoscenza non darà mai la percezione di cosa è poco e cosa è tanto. Anzi, mi viene da aggiungere, meno si conosce e più si suona, un po' come nel giornalismo, meno si sa e più si parla, no? Come... Sì, è io sono d'accordissimo con Gaetano, e ovviamente anche questa domanda viene da un personaggio che è top nel panorama nazionale e non solo. Conoscere tanto, il problema è che la conoscenza intesa come conosco questo, ok, è una cosa. Il saperlo utilizzare, avere consapevolezza di quello che succede mentre suoniamo, è un'altra cosa. E questo, secondo me, dà anche la percezione di cosa voglia dire suonare tanto e suonare poco. Per suonare poco devi conoscere tanto.
Per suonare tanto devi conoscere poco e quel poco che sai vuoi far vedere che lo conosci. Quindi avere un bagaglio molto ampio, ma soprattutto interiorizzato di sapere, di conoscenza, ti dà la possibilità di scegliere la cosa migliore da fare in quel momento. E probabilmente la cosa migliore da fare è quasi sempre la cosa che potrebbe sembrare anche più semplice, ma che in quel momento è perfetta. Perché succede di suonare cose difficili, ma in quel momento in cui le esegui facilmente perché sanno così bene che quella cosa ci doveva star lì, non ci poteva stare nient'altro. Ma l'hai potuto fare perché nel tuo bagaglio delle cose che conosci, potendo scegliere, hai scelto di usare la cosa migliore, un po' come aprire un armadio e averlo pieno di vestiti. Puoi decidere se essere casual, ma comunque vestito molto bene. Puoi essere molto elegante vestito molto bene, ma puoi essere molto elegante e dozzinale. Quindi, se hai solo un abito e metti quello, può andare bene quel giorno, ma non è detto che vada bene in un'altra occasione. Penso che il sapere sia un po' questa metafora dell'armadio. Interiorizzare i concetti è diverso da sapere. Esatto. E col senno di poi, quella famosa frase, non so quanti, a me è stata detta sempre, soprattutto da uno dei miei insegnanti a cui voglio un bene dell'anima, che è Massimo Carrano. Che sarà nostro ospite anche lui il 16. Fantastico, e io sarò lì davanti allo schermo a seguirmi la sua meravigliosa diretta. Bene, Massimo mi diceva sempre: tu conosci troppe cose, dimenticatele. Ne conosci troppe, dimentica e suona. Io non capivo, perché io dicevo, ma ci ho messo una vita a imparare tutta sta roba, mo perché arrivi tu e dici dimentica? Ed ho capito anni dopo questa frase, ed è la verità. Non dobbiamo suonare pensando a cosa faremo. Adesso faccio un paradiddle, guarda qui, mo te butto una volumetria, ma guarda. No, non funziona così la musica. Quello che deve venire fuori, viene fuori. Se lo hai interiorizzato, viene fuori. E quando suoni, farai la cosa giusta al momento giusto e riuscirai a controllare la situazione del palco, perché poi bisogna tenere tutto sotto controllo. Il collega batterista, il collega percussionista, gli altri musicisti, stare sempre con gli occhi sul frontman. Succede qualcosa di diverso? Abbiamo stabilito A, ma se c'è un problema e lui va a B, qual è il problema? Cioè, questo lo puoi fare e suonare benissimo se conosci tanto e hai interiorizzato il tuo sapere. Diversamente, sarai troppo impegnato a pensare quale chicca dovrai buttare giù per fare attenzione a quello che succede. Gaetano ti ricorda al Group Day quando avete suonato quel brano, è una cosa tutta vostra, quindi con quale semplicità hai arricchito il mio groove che era molto old style. Abbiamo fatto un buon lavoro, ecco cosa significa suonare insieme. Quindi questi sono attestati di stima. Io voglio un bene dell'anima a Gaetano, veramente incredibile. Vi racconto un piccolo aneddoto mio e di Gaetano. Oramai 10 anni fa, Madonna, sì, forse qualcosina in più, quando sì, sono 11, quando sono entrato come artista in minor percussion, quell'anno mi portarono subito a Bologna in fiera, credo. Si Music usava fare ancora Italy questi Show allora. incredibili. E non vi nascondo che io avevo tantissima paura di fare la mia performance. Non perché fossi impreparato, ma perché, lo sappiamo tutti, in quel momento c'è tutto il gota del batterismo, del percussionismo, dei musicisti del nostro paese che sono lì, tutti in quel luogo. Per cui ti vengono a vedere. Io ricordo Gaetano, c'era Era Claudio, Massimo Carrano, se non sbaglio, anche. c'era Carrano, ma c'era Giovanni Imparato, altro mio grandissimo insegnante. È vero, Giovanni Imparato. C'erano tantissime persone per cui io nutrivo una stima incredibile. Tutti i miei supereroi, perché li seguivo
sulle riviste, su internet. Speravo un giorno di poter essere uno di loro, e lo speravo veramente, pur partendo da un paesino che non compare neanche sulle carte geografiche il mio. E Gaetano fu così gentile, c'era Benny Greb, scrive Gaetano, fu così dolce a starmi vicino, a incoraggiarmi, che affrontare poi quelle situazioni è stato decisamente più semplice, perché sapevo di avere un amico di fronte che mi faceva i segni, vai, belli. È stato veramente fantastico. Lo ricordo. C'erano come... anche le telecamere di Planet Drum che ti hanno ripreso. C'erano le telecamere di Planet Drum, esatto. Tu scherzi, ma sai che FIFA? Ma lì c'era, avevamo un addirittura noi un nostro spazio, era il 2010 a Bologna, ed è, c'era, avevamo portato, avevamo fatto un trasloco, avevamo portato il divano di Planet Drum in quella fiera che è stata, ahimè purtroppo l'ultima, ma è stata molto molto bella, era molto ben organizzata, peccato che non ha avuto un seguito. Speriamo possano riprendersi, perché queste, diciamo, il nostro paese ha bisogno di trovare questi momenti di aggregazione riferita alla musica in generale, anche ai nostri strumenti nello specifico, però speriamo di ritornare presto tutti insieme, uno per riabbracciarci, perché ormai se ne sente la necessità, siamo isolati da tanto tempo, e due perché penso ce ne sia veramente bisogno. Assolutamente sì. Gaetano, se ti riferisci a noi, i video ci sono, sono sulla rivista Music Italy Show 2010. Però prendo spunto, prendiamo spunto di questo tuo invito, di questo tuo commento, eventualmente li ripubblicheremo, faremo modo di ripubblicarli. Mi volevo, perché era rimasta indietro una domanda. Vabbè, intanto Gianfranco giustamente dice, in orchestra c'è un detto, si studia a casa e da piccoli, immagino faccio riferimento alle precedenti, i precedenti commenti, non si studia sul palco mentre si stanno facendo un live. In riferimento a quello che stavi dicendo, c'è sempre Sara, dove appunto si rilaccia, se non sbaglio, alla domanda precedente, dove dice quali sono però, proprio per quello che hai detto, cercava spunti per delle tecniche, per dei ritmi moderni, proprio per non entrare in competizione con il ruolo del batterista. Allora, ovviamente dipende sempre da quello che suona il batterista, perché il discorso che è muoversi per pattern preconfezionati, a mio avviso, è sempre un errore. Ovviamente da una parte bisogna cominciare a studiare, però una volta che l'abbiamo fatto, non lo so, cioè, se io penso ad esempio ad un ritmo funk, io potrei fare, però in questo caso se il batterista fa una figura simile a questa, io non potrò farlo, perché non vado altro che a ricalcare una parte di cassa e una parte di rullante. Non avrebbe senso. L'altro cosa è, perché dobbiamo infilarci le congas sempre e ovunque? Non ci abbiamo mica la prescrizione medica a riguardo. Cioè, capisco che ci facciamo un mazzo così a portare dietro questi tre bimbi e quindi li vogliamo pure usare. Ma anche il batterista in quel caso, Anche il batterista fa un trasloco. Vediamo che il batterista non ha scelta, cioè lui si porta la sua batteria e suona la sua batteria. Noi raramente andiamo in giro con tre congas e basta, per masochismo puro. Quindi, cioè, usiamo qualcos'altro. Io non ti nascondo, Sara, che spesso e volentieri ritorno al caro e vecchio buon tumbao con le opportune modifiche del caso, in funzione del batterista e di dove mette i colpi principali del suo ritmo. Quindi puoi prendere spunto da tantissimi pattern batteristici per creare dei pattern di congas che funzionino, a patto che però il batterista non ricalchi le stesse cose. Diversamente l'opzione è suona uno shaker, suona una mezzaluna, suona i bongo. Ecco, suona i bongo. I bongo sono fantastici perché si possono inserire in tantissime situazioni
veramente tante, molto più facilmente delle congas. Comunque, quello che ti ho appena detto è quello che farei io, come sempre. Io non mi piace perdere troppo tempo dietro a ritmi preconfezionati. Quello che suono mi piace sia farina del mio sacco, frutto degli studi fatti in precedenza, appunto, come diceva, credo, Giacomo, si studia a casa da piccoli. Quindi, se vuoi studiare, prendi anche i pattern di batteria, tutti, dal rock al funk. In situazioni in cui sarai sola o ti viene affidato l'intro di un brano, potresti essere tu a ricalcare il pattern del batterista. Nel momento in cui però lui entra, non puoi più fare la stessa cosa, perché parte ti mangia a livello di volume, ma poi sarebbe un po' controproducente avere due persone che lavorano all'unisono sullo stesso pattern. Passa sui bongo e crea un disegno di bongo che si sposi con la ritmica. Per me questo è fare il percussionista, non è applicare pattern precostituiti. Assolutamente. Guarda Carlo, io mi permetto, faccio questa cosa. Ciò significa che siamo circa un'ora e un quarto che siamo in diretta. Wow. E vorrei, esatto, il tempo è volato, io mi sono divertito tantissimo, è stato molto costruttivo quello che hai detto, e veramente è stata una cosa molto molto bella l'interazione, un'interazione continua, stanno continuando ad arrivare messaggi, ma io vorrei mandare Carlo anche a mangiare, perché onestamente è tanto che ci sta dedicando il suo tempo. E prendo spunto però, se mi permetti Carlo, di approfittarne per dire che a questo punto noi dobbiamo stabilire un secondo appuntamento, perché avevamo timore che l'orario non fosse adeguato, e invece c'è stato un seguito veramente costante, continuo, siamo sempre stati in tanti, e adesso mentre io sto chiudendo stanno arrivando decine di messaggi tutti insieme, li leggiamo, e poi a parte che avrai modo di vederli anche in seguito con i commenti. Giuseppe Arnetta, sì, è corretto quello che dice Giuseppe, bisogna conoscere i ruoli reciproci. Gaetano giustamente prosegue, ma io veramente ringrazio davvero tutti, Antonio, Gaetano, Alex Acuña, che fa riferimenti, il tumbao, la strada giusta per trovare lo spazio in certe realtà musicali. Giusto. Comunque, giusta, però sicura. Io davvero vorrei approfittarne per ringraziare tutti quanti e ribadire il fatto che adesso con Carlo ci sentiremo, e se sarà così gentile e cortese, continuiamo, faremo un secondo appuntamento. L'orario è perfetto, Gianfranco ci dice che l'orario è perfetto, quindi potremmo approfittarne per mantenere questo. Tanto siamo obbligati a casa, e quindi è un brunch, lo possiamo definire, visto che siamo arrivati a 12:20. Voglio farti intanto i complimenti comunque, sia per quello che hai detto, e per come hai espresso i concetti, e per il suono che ci è arrivato a me in cuffia, che è un suono meraviglioso. Voglio salutare anche un amico, Fabio Nioi, che ti ha creato anche questo spazio dove ci ha permesso di ricevere questo audio, i suoni di queste congas veramente puliti e lineari. Lo diciamo, sei con il computer e con il microfono del computer, quindi... In realtà, proprio sulla questione di Fabio, se mi permetti soltanto due paroline, io mi trovo in un ambiente che prima o poi farò vedere con un video, che è il mio studio. È una stanza insonorizzata che mi ha costruito appunto Fabio Nioi di boxinsonorizzati.it, e il suono che sentite è qualcosa di clamoroso. Io sono con il mio computer di fronte, tra l'altro a una distanza di 1,80 m, quasi 2 metri, il microfono del computer, non ho microfoni vari perché, come spiegavo ieri a Marco, io sono pigro da questo punto di vista, manettare non mi piace, mi annoia, quindi io devo fare apri, play, suona, questa sì. E avere un ambiente come questo,
che mi ha costruito Fabio, in cui tutti i miei strumenti, ma veramente tutti, ora sentite le congas, magari la prossima volta faremo qualcos'altro, suonano clamorosamente bene e la vivibilità è pazzesca. Cioè io sto chiuso qui dentro anche 8 ore al giorno, esco fresco come una rosa. Quindi grazie per avermi passato il link per questa cosa, ringrazio Fabio. Andate a visitarlo perché è veramente qualcosa di incredibile. Merita di essere andato a visitare il sito per queste meraviglie. Se questi sono i risultati, poi appunto io sono rimasto colpito e non ti nascondo che non lo conoscevo, me l'hai fatto conoscere tu, Fabio, qualche anno fa, e poi ecco, ovviamente quando abbiamo la possibilità di fare queste dirette, comunque queste interviste o pseudo interviste e avere questi risultati con microfoni, telecamere, basilari, credo che sia il massimo per un musicista pigro come te. Io sono un musicista, sono per ognuno ha i suoi ruoli. Il tecnico del suono fa il tecnico del suono. Lui si preoccupa di montare e smontare i microfoni, io mi preoccupo di montare e smontare attrezzatura mia e suonare. Quindi da questo anche l'illuminazione non è male. Io non ho spot puntati su di me. Questa è l'illuminazione del mio studio che regolarmente c'è. E rispetto ad altre situazioni che creavano un po' troppe ombre, qui io non ho mai un punto d'ombra, ed è importante se leggiamo musica per tante ore, anche nel far lezione, è importante avere la giusta illuminazione. Sono tanti piccoli accorgimenti che uno apprezza solo col senno di poi. Esatto. Va bene, allora io ti ringrazio. Ancora una volta ringrazio tutti i partecipanti, coloro che ti hanno scritto, tra cui Gaetano, che ci sarà, Ercole, che c'è stato, Mauro, Gatto, Gianfranco, non voglio citarvi tutti perché veramente altrimenti mancherete rispetto a chi poi mi sfugge, ma davvero grazie a tutti. Esattamente, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Le persone che sono state con noi, grazie per la pazienza con cui mi avete ascoltato, grazie per le domande. Ovviamente non posso che ringraziare te, Marco, e Planet Drum per questo privilegio che mi date di poter condividere le mie informazioni insieme a voi. Grazie per tutto il lavoro che fate, per tutta la comunità dei musicisti, siete veramente preziosi. Quindi io più che volentieri non vedo l'ora di tornare a stare ancora un po' con voi. Grazie, grazie a te allora. E buon pranzo e buona Pasqua imminente per tutti quanti. Buona Pasqua, la faremo ovviamente a casa con il minimo indispensabile, però speriamo che presto ci si possa riabbracciare di persona. Assolutamente, è l'animo e il cuore quello che conta. Un bacio, ciao. Ciao a tutti, grazie, ciao.